Dopo la scissione del Popolo della Libertà a livello nazionale, anche Regione Lombardia si sono costituiti due gruppi. Dei 19 consiglieri del PDL Lombardo, infatti, 10 hanno aderito a Forza Italia e 9 al nuovo centrodestra. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi nel corso della seduta del Consiglio regionale, dove per spiegare le rispettive motivazioni sono intervenuti Mario Mantovani per Forza Italia e Mauro Parolini per il nuovo centrodestra. Dal canto suo, il governatore Roberto Maroni ha puntualizzato che l'appuntamento per un tagliando sulle cose fatte rimane quello già stabilito a marzo in occasione del termine del primo anno di mandato. Lupi mi ha confermato che da parte loro, cioè del nuovo centrodestra, non ci saranno richieste di cambi in giunta, ha precisato Maroni, che ha detto che dopo aver visto ieri Lupi e Alfano, domani vedrà anche Berlusconi in occasione della cena della Fondazione Milan. Della nascita dei due gruppi, e come ho già detto ieri ad Alfano e a Lupi, io sono interessato a svolgere un ruolo di collegamento tra i due gruppi, non solo in Regione Lombardia. Questa mia posizione è stata apprezzata da entrambi, mi hanno chiarito anche i ruoli che loro hanno e mi hanno detto che il riferimento politico per il nuovo centrodestra in Lombardia sarà Maurizio Lupi. Quindi, e a livello nazionale Alfano. Con entrambi ho un ottimo rapporto, quindi è stata una buona notizia.